Amara ha vinto col Pescara, abbiamo fatto una buona vittoria con Napo Vercelli, abbiamo recuperato qualche giocatore e quindi credo che sia un bel banco di prova questa settimana, il primo, perché poi c'è Salerno, poi c'è Cesena, insomma, però chi ben comincia è a metà dell'opera. Questa è la terza corsa del campionato ormai innegabilmente, quindi anche in questo senso, come rapporto di valori. Sì, sì, ma di valori, ma parliamo anche che poi dopo Salerno c'è anche Cesena, che è una bella forza, insomma, è un bello scontro diretto, diciamo, no? Da due squadre che sono state costruite per far bene in questo campionato. Loro hanno superato il periodo nero, dove anche loro hanno avuto un calo fisico, dove non hanno fatto risultati, e sono tornati alla vittoria e stanno avendo ottimi risultati. La squadra non si discute, Novara è stata costruita proprio per fare le buone cose, Vacu, c'hanno Galabino, c'hanno, insomma, c'hanno di tutto, di più, Viola. Loro dicono più per salvarsi che per puntare in alto. Ma perché la società non ha voluto fare dei voli pindarici, quindi ha tenuto un profilo basso, non ha caricato tanto i giocatori e alla fine sta avendo ragione. Lei il Baroni lo conosce bene, insomma, no? Se l'hai studiato per un anno. Sì, ma anche quando stava a Lanciano l'ho seguito, insomma, ottimo allenatore, sta facendo delle buone cose, quindi è stato mandato via da Pescara così nei playoff, già era nei playoff, quindi insomma sta facendo bene in questi ultimi. Come va colpito il Novara? Ma guarda, è una squadra veramente costruita bene, equilibrata, ha imparato a soffrire, una squadra che soffre tanto, tutti gli alieni della palla ripartono con Gonzalez, ripartono molto, molto bene, insomma, anche in casa fanno questo gioco qui, quindi pochi spazi a disposizione, grande ripartenza. Dobbiamo essere molto molto concentrati, molto molto attenti e soprattutto, secondo me, non sbagliare il primo passaggio, che è quello principale. Gli uomini giusti per colpire il... Gli uomini giusti, li vedremo all'opera sabato. Con la Provercelli sono andati tutti in gol, sono contento per loro. Adesso dobbiamo vedere se ci possiamo ripetere con una grande squadra. Ma possiamo sapere chi ha preparato, cioè chi potrebbe essere disponibili a cercarli? Ma guardi, Noia non l'abbiamo recuperato, quindi poi Sissoko si è fermato, si è andato pochissimo questa settimana, Contini ha fatto quasi tutto con la squadra e lo stesso vale per Di Cesare. Romizzi si è fermato, è stato fermo un giorno precauzionalmente perché ha avuto un piccolo problemino su una cosa vecchia. Tutti arruolati. Quindi alla fine siamo quasi tutti arruolati. Chi più chi meno. Mai Pasquale. Mister, dopo la partita con la Provercelli aveva detto che nel caso in cui avesse percepito dei cali di concentrazione avrebbe bastonato qualcuno. Che sensazioni ci sono state questi giorni? Ha avuto bisogno di bastonare qualcuno? No, non ho avuto bisogno di bastonare nessuno, anche perché dopo un 6-2 abbiamo fatto una riunione di un'ora. Mai successo, quindi il lunedì alla ripresa abbiamo parlato di tante cose, di quelle che sono andate bene, di quelle che sono andate meno bene, insomma abbiamo fatto una grande chiacchierata, abbiamo visto dei filmati dove abbiamo evidenziato gli errori, insomma la settimana è passata con molta tranquillità, si sono andati benissimo, con l'allegria, e questo è molto importante, è normale che adesso ci aspetta una partita importante dove l'approccio secondo me è fondamentale. Mister, dopo la vittoria con la Ternana a Chiavari la prestazione è stata sicuramente disastrosa, diciamo, possiamo definirla da brividi, questo un po' la mette in apprensione in vista di Novara, cioè come si fa a non ripetere gli errori di Chiavari? Ma tutte le partite mettono in apprensione per me, quindi, perché sai, l'inizio è sempre, non si sa mai come si scende in campo, però vedendo la settimana è stata una settimana giusta, una settimana, anche perché dopo la Ternana non abbiamo avuto tempo di prepararla tanto bene, noi avevamo 3 giorni, poi abbiamo subito giocato, quindi adesso abbiamo avuto una settimana di tempo dove abbiamo potuto provare un po' di cose e soprattutto avere anche più tempo per recuperare la partita precedente. Si parla spesso anche lei parla dell'aspetto mentale, volevo sapere se a suo giudizio tra l'ultima prestazione e le sue parole dopo Chiavari,
ci può essere un nesso di causalità o no? Non lo so se ci può essere casualità oppure se ha colpito, se ho colpito in pieno, non lo so, però lo so che la squadra comunque quando ha toccato il fondo, e non è la prima volta che tocca il fondo, ha sempre saputo, ha sempre avuto la forza di realizzarsi. Quindi anche con la Ternana avevamo toccato il fondo e abbiamo fatto una grossa partita. Quindi, però io credo che questa vittoria deve dare morale alla squadra, deve dare più coraggio alla squadra, perché per giocare a calcio ci vuole coraggio, ragazzi. Sarà troppo facile fare le barricate lì dietro e aspettare che qualcuno si inventi qualcosa. Noi purtroppo abbiamo un altro tipo di gioco, un altro tipo di mentalità, e a volte ci si riesce, a volte no, però quello che dà fastidio è quando non ci si prova, quella allora è una cosa bruttissima. E a Chiavari purtroppo è successo questo, che non si è mai provato di giocare a calcio. Mentre invece nelle altre volte abbiamo provato, ci siamo riusciti, abbiamo riportato un punto tipo Avellino, abbiamo riportato un punto tipo Spezia, insomma, poi ti attende da male a pescare, perché benissimo, secondo me un pareggio ci poteva stare, insomma, quando la squadra ha giocato ha sempre fatto, ha sempre portato a casa qualcosa, l'importante. Michele? Visto il tridente Maniero Rosina Sansone, che fa innamorare i tifosi, è riproponibile a Novara e poi... Ci aveva anticipato De Luca questa settimana, sarebbe rientrato a Bari. Qual è la situazione? A parte da De Luca, De Luca ha avuto un'altra settimana di terapie e quindi dovrebbe rientrare la prossima settimana, e con la speranza che sia tutto a posto. Quindi, invece per quanto riguarda il tridente lì davanti, ci hanno dimostrato con la Provercelli di poter giocare insieme, possono dimostrare anche sabato di giocare insieme. È tutta una questione di mentalità, stiamo sempre a parlare. Se c'è sacrificio possiamo giocare pure con 5 punti per me. L'importante è che non stanno lì bloccati, ferme a non fare nulla. Abbiamo visto ieri la Juve che giocava fin quando è stata compatta, con le punte che rientravano e tutto quanto, stava vincendo la partita, poi come si è allungato un attimo, l'ha persa. Quindi è così, ma in tutte le categorie, in tutte le serie c'è sacrificio da parte delle punte, queste lo devono secondo me mettere in testa. Leonardo? Mister, lei ha parlato di concentrazione di approccio alla partita, certamente, ma il campo sintetico può in qualche modo condizionare o addirittura danneggiare? Danneggiare no, io non credo, condizionare un pochino sì, però io credo che dopo 15-20 minuti c'è l'assestamento, è normale, no? Dopo 15-20 minuti sai se la palla schizza, se la palla rimbalza male, cioè basta metterci molto più attenzione. Logicamente è avvantaggiato chi ci gioca sempre, questo sicuramente, però non deve essere un alibi il campo sintetico, perché non esiste, ormai non esiste più, quindi una squadra se la palla non ha rimbalzo naturale ci si mette più attenzione e si va a sopperire a questa novità per noi, no? Tutto dipende da come uno scende in campo, dalla voglia, dalla determinazione. Questo secondo me è molto importante, perché poi, come ripeto, questa squadra ha qualità, quindi l'ho detto il primo giorno, lo ripeterò sempre fino alla fine. No. Mi aspetto una partita vera, fatta da uomini veri, che forse hanno capito che se si mettono in testa di poter giocare a calcio ci riescono, questo mi aspetto, perché a parte Entella, dove non siamo mai scesi in campo, io credo che a Lanciano un primo tempo l'abbiamo fatto bene, poi il secondo tempo no, quindi ha sempre fatto un mezzo e mezzo. Io ho sempre detto alla squadra che è più facile giocare fuori casa che in casa, perché in casa sei sempre costretto a vincere e quindi a impostare da dietro, a fare tu la partita. Fuori casa, se sei un pochino attento, poi la squadra che gioca in casa deve usare qualcosina in più e tu con le tue armi potresti approfittartene. E invece noi facciamo fatica fuori casa e meno fatica in casa. È un controsenso. Alla squadra ho detto di vivere la giornata, non guardare la classifica. E a oggi non abbiamo niente da perdere perché siamo fuori da tutto, quindi azzeriamo tutto, prendiamo le cose buone fatte fino adesso e partiamo da lì. Ma
Romizzi alla prima apparizione ha fatto una buona partita, poi ha avuto un piccolo fastidio, ma niente di che, quindi sicuramente è arruolabile. Però stiamo valutando, anche perché Vagliani ha avuto un'influenza, quindi non so fino a che punto è stato, si è ristabilito, però adesso aspettiamo e fino alla fine vedremo chi mettere in campo, anche perché incontreremo una squadra che sta in salute, una squadra che gioca molto in velocità e quindi abbiamo, come ho sempre detto, vedo la settimana, valuto la settimana di tutti e poi alla fine faccio le mie scelte come ho sempre fatto e così questa settimana. Chi è l'uomo che può mettere ordine? Ma il centrocampo, quello che può mettere ordine, lo stiamo cercando, ci abbiamo messo un po' tutti, no? Però la prestazione di Romizzi fa ben sperare. Un secondo solo, facciamo Davide che non l'aveva fatta prima, vai Davide. Sì mister, giustamente lei dice va bene, noi facciamo, però ho letto anche che altrettanto giustamente lei alza l'asticella, in questo senso la partita di Novara può essere determinante per non perdere di vista il terzo posto, perché chiaramente insomma una sconfitta lì aumenterebbe parecchio di valore. Ma sicuramente è uno scontro importante per noi, quindi io alzo l'asticella per caricare i ragazzi, per avere più stimoli dai ragazzi, no? Perché sennò sarebbe tutto piatto, non per qualcos'altro, è normale che uno spera di ottenere sempre il massimo, poi ci si riesce o non ci si riesce, questo è un altro discorso, però l'importante, come ho sempre detto, è che questa squadra va in campo ed esprima tutto quello che ha, tutto il potenziale che ha. Paolo? Mister, lei finora ha dimostrato di non guardare praticamente in faccia a nessuno per quanto riguarda le scelte poi in vista della partita. Vorrei però che desse un giudizio sulle prestazioni ultime di Gianluca Sansone, perché la mia impressione è che il giocatore sia un po' rinato nelle ultime settimane, è più volitivo, più dinamico, più reattivo in campo e ha trovato anche il gol. Ma forse sta anche meglio fisicamente, secondo me, quindi si è liberato un po' di tante cose. Sansone è stato bastonato, coccolato, di tutto di più, quindi forse gli è scattato qualcosa nella testa e che lo sta facendo cambiare. Poi sai, quando va in gol per un attaccante è sempre una cosa molto importante. Sì, è vero, nelle ultime prestazioni è cresciuto tanto, uno dopo l'altro, quindi speriamo che cresca ancora e che ci possa far fare questo salto di qualità che ci serve. Pasquale, l'ultima. Mister, una domanda strettamente collegata a quella che le ha fatto il collega sul centrocampo. Lei settimana ha parlato di Dezzi, Vagliani e Defensi come tre giocatori molto importanti per il suo modo di schierare la squadra. L'esperimento di Vagliani, diciamo, nel cuore del centrocampo come lei, è un esperimento che lei rifarebbe? Oppure per lei Vagliani, tutto sommato, resta una mezzala? Ma Vagliani parte da mezzala, so quanto quello che mi può dare da mezzala, è normale che in quel periodo avevamo tanti giocatori fuori, non in forma, e l'unico che potesse fare quel ruolo era proprio lui. E quando l'ha fatto, secondo me l'ha fatto anche abbastanza bene, poi basta essere un po' intelligenti per far quello, se una qualità è corsa, basta un pochino di attenzione in più. Vedremo se c'è bisogno, lo riproporremo, però adesso in questo momento se stiamo cercando di rivitalizzare anche Romizzi, e lo stesso anche Savas, che non stava al 100% e che quindi ha sofferto in quel ruolo. Insomma, abbiamo tante scelte, c'è anche Lazzari che potrebbe farlo, però in questo momento non possiamo più fare esperimenti, no? Abbiamo bisogno di certezze e andiamo avanti così. Ultimissima. Una domanda su Rosica. Chi molti giocare l'ultima partita hanno detto se avesse sempre giocato così Rosina chissà dove saremmo oggi. Però poi c'è anche un'altra parte di critica che andando a vedere i numeri vede che Rosina è uno dei giocatori che ha giocato di più, ha fatto 10 assist, 4 gol. Quale delle due tesi si avvicina più alla realtà? A Rosina, io sono contento del rendimento di Rosina perché con me ha sempre giocato, quindi anche perché quando non fa gol fa l'assist, quindi qualcosa di buono fa. È normale che ma no, io credo di no, perché cioè, quando un giocatore non fa gol ma ti fa un assist è come se avesse fatto gol, il merito è suo, cioè, Rosina ne ha fatti 10 fino adesso, quindi è normale che qualche gol in più potrebbe farlo, allora
sarebbe il massimo, però non si può sempre ottenere tutto nella vita. C'è stato un momento dove è stato molto sfortunato, ha preso un palo, una traversa, insomma qualche gol mangiato, però sai, l'attaccante è così, cioè, ci sono le annate che, dove tiri, fai gol, delle annate per prima di fare un gol, ne passa di tempo. Adesso ha fatto due bei gol, spero che si sia sbloccato e che ci possa dare anche lui qualcosina in più insieme a Sansone. Okay, grazie.